seconda sconfitta consecutiva per il Villa Biagio che cade in casa della San Maurese per una rete a zero. Match che si apre al settimo minuto, da calcio d'angolo Cinerini colpisce di testa, appassionato e attento Para. Al sedicesimo, bella azione San Maurese, bravi il difensore ospite a spazzare il pericolo. Ancora San Maurese che insiste in attacco, ma l'azione sfuma con l'intervento del difensore. Si rivede il Villa Biagio da calcio piazzato, Rinaldi calcio in mezzo all'area, Polidori tutto solo davanti alla porta spara alto. Squadra a riposo e secondo tempo che si apre subito con Lucchese che prova dalla distanza, Vitali è bravo a negare la rete. Dall'angolo successivo ci prova ancora da San Maurese ma la palla è fuori. Al sedicesimo minuto arriva il gol vittoria della San Maurese, cross dalla sinistra, Polidori liscia e Yogan insacca rete. Prova a rispondere il Villa Biagio con Brunori al 21esimo, ma Passinati brava a deviare in angolo. E poi ancora Francioni, tenta la girata al volo, ma sempre Passinati attento, para a terra. Finisce qui la partita dopo 5 minuti di recupero con la San Maurese che batte il Villa Biagio per 1-0.